E siamo alla seconda parte di Quotidiano Medicina, al Focus, il nostro approfondimento oggi, True News, letteralmente notizie vere, l'opposto di quelle false che girano sui social. Ed è il nostro secondo appuntamento con questo segmento speciale che Quotidiano Medicina dedica alle notizie reali importanti per aumentare il nostro grado di conoscenza. E partiamo dal brigatinib, questo farmaco contro il tumore al polmone non a piccole cellule. Una notizia di gennaio scorso, si tratta infatti del tumore NSCLC, non small cell lung cancer, quella non piccole cellule. Si tratta del brigatinib prodotto da Takeda, un inibitore della tirosinchinasi di nuova generazione, studiato proprio per colpire selettivamente e inibire le alterazioni genetiche. Le stime di AIRTUM, Associazione Italiana Registri Tumori, parlano di 40.800 nuove diagnosi di tumore del polmone nel 2020, 27.500 negli uomini, 13.300 nelle donne, che rappresentano il 14% di tutte le diagnosi di tumore negli uomini e il 7,3% nelle donne. Un uomo ogni 9 e una donna ogni 37 sono a rischio di sviluppare un tumore nel corso della vita, dagli 0 a 84 anni. La diagnosi è più frequente tra gli uomini, come abbiamo visto, dove rappresenta il secondo tumore per incidenza dopo quello prostatico, rispetto alle donne, nelle quali rappresenta la terza neoplasia per incidenza dopo il tumore della mammella e del colon retto. Negli uomini, tuttavia, è stata riscontrata una riduzione nell'incidenza del carcinoma polmonare negli ultimi anni, mentre nelle donne la diagnosi di questo tumore è in aumento. E queste tendenze rispecchiano l'andamento del principale fattore di rischio, il fumo di sigaretta. La stretta correlazione tra abitudine al fumo e neoplasia del polmone è ormai nota. Il fumo di tabacco è infatti tra i principali fattori di rischio per l'insorgenza di numerose patologie croniche degenerative, in particolare a carico dell'apparato respiratorio e cardiovascolare. E quando si fuma una sigaretta, infatti, nei polmoni si liberano oltre 4.000 sostanze chimiche, tra le più pericolose. Ci sono il catrame, le cui sostanze cancerogene si depositano nei polmoni e nelle vie respiratorie, e la nicotina, che è il principio attivo maggiormente responsabile della dipendenza dal fumo. Nel trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule assume sempre maggiore rilevanza la profilazione molecolare del tumore, che permette di ampliare le opportunità terapeutiche a disposizione per specifiche tipologie di pazienti, dicono nel reparto oncologia dell'Università La Sapienza di Roma, mentre vedete tutte le cause principali di tumore. Nel caso dei pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule avanzato, che presenta un riarrangiamento del gene ALK, il brigatinib, questo farmaco di cui vi stiamo parlando, rappresenta una importante alternativa a disposizione, avendo dimostrato nello studio clinico registrativo un'efficacia sistemica significativamente maggiore rispetto al farmaco di confronto, con un profilo di tollerabilità gestibile ed un sensibile miglioramento della qualità della vita dei pazienti trattati. Oggi si è nelle condizioni di avere molteplici farmaci diretti contro questo ALK, con una sempre maggiore efficacia, in particolare con una maggiore capacità di arrivare a colpire il target e di raggiungere tutti i tessuti, compreso l'encefalo, frequente sede di localizzazioni secondarie, cioè le metastasi di questa patologia. E sempre con True News, le notizie vere, siamo al viso, il volto che può svelarci qualcosa di importante anche sulla salute generale del nostro organismo. Il viso, infatti, come abbiamo già detto altre volte, sarebbe collegato ai nostri organi in maniera molto precisa e dunque potrebbe essere una sorta di mappa di quello che non possiamo vedere, cioè lo stato di salute, per esempio, dello stomaco, i reni, il fegato. Partiamo dalla fronte. Questa zona del viso è legata all'intestino tenue, organo influenzato principalmente dal sistema nervoso. Profonde linee, come vedete, orizzontali sulla fronte possono indicare un sistema nervoso iperattivo e una cattiva salute intestinale. Altre cause di problemi in questa zona includono cattive scelte alimentari, ad esempio, in particolare il consumo di troppi zuccheri e di carboidrati raffinati. E poi tra le sopracciglia, questa zona rispecchia la salute del fegato, organo che si occupa della disintossicazione dell'organismo. Eccole qui, le sopracciglia. Se il corpo è sovraccarico di tossine,
alimenti difficili da digerire, ma anche emozioni negative, ad esempio, si manifestano problemi anche in quest'area, cioè tra le sopracciglia. E poi passiamo al contorno occhi. Quando il corpo è disidratato o subisce uno stress elevato, questo, eccolo qui, il contorno occhi, influisce negativamente sui reni e si manifesta sotto forma, per esempio, di borse sotto gli occhi, le occhiaie, i gonfiori o anche problemi infiammatori intorno alle sopracciglia. E andiamo al naso. Il naso è diviso in due parti, quella sinistra, la narice sinistra, eccolo qui il naso, che indica la parte sinistra del cuore, e la destra, pensate, si riferisce alla parte destra. Eventuali problemi potrebbero manifestarsi sotto forma di arrossamenti o punti neri, e l'untuosità di questa zona del viso potrebbe essere un segno di problemi di pressione sanguigna o anche di colesterolo. E andiamo alle guance. Le guance sono collegate allo stomaco, alla milza, al sistema respiratorio. Le guance rosse, per esempio, possono essere un segno di infiammazione dello stomaco, mentre i brufoli potrebbero essere collegati alla presenza di allergia. E veniamo alla bocca. La bocca è lo specchio della situazione di stomaco e colon. Per esempio afte oppure piaghe in questa parte del viso, cioè la bocca, possono essere un segno di ulcere allo stomaco, per esempio, o segnalare che si sta seguendo una dieta a base di troppi alimenti crudi e freddi, che costringe lo stomaco poi a lavorare di più eccessivamente per riscaldare il cibo. E veniamo al mento. La mascella o il mento corrispondono, eccolo qui, al sistema ormonale riproduttivo. I brufoli in questa zona, attenzione, possono essere specchio di problemi al ciclo mestruale o di uno stress eccessivo. 30.000 morti in più per altre malattie nel 2020 in Italia, trascurate a causa purtroppo del coronavirus, vittime silenziose, collaterali di qualcosa che si consuma lontano dall'attenzione, dai riflettori. A lanciare l'allarme è il presidente della FNOMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Questo dato preoccupa, egli dice, perché può essere la conseguenza finale anche delle cosiddette malattie trascurate a causa della pandemia. Le preoccupazioni dei medici si concentrano in particolare, ma non solo, su due famiglie di patologie trascurate a causa del virus: i tumori e le malattie cardiovascolari, per i risvolti che rischiano di assumere i ritardi nella prevenzione, nella diagnosi, nella presa in carico e nei trattamenti registrati in questi mesi, anzi diciamo pure in questi due anni di lotta al coronavirus. In cima naturalmente ci sono i tumori. Dati diffusi dall'Associazione Salute Equità mostrano come per esempio gli screening oncologici siano letteralmente crollati in questo periodo. Tanti colleghi oncologi al primo accesso dei pazienti vedono quadri di stadiazione dei tumori più avanzati che non si vedevano da tanto tempo. Perché? Perché si era riusciti a fare diagnosi molto precoci. In prima diagnosi non succedeva quasi mai più di vedere malattie così avanzate. C'è poi il capitolo delle patologie cardiovascolari, in maniera particolare gli infarti. I cardiologi dicono che i quadri che si vedono oggi in pronto soccorso sono di infarti in fase acuta. Le persone arrivano con un certo ritardo e questo ha conseguenze gravi in una patologia tempodipendente. Ogni minuto perso in un infarto equivale ad una parte importante di tessuto cardiaco che se ne va. E questo, laddove non ha conseguenze mortali, ha effetti a lungo termine abbastanza drammatici poi per il recupero della persona. E c'è poi una terza famiglia di malattie che subisce particolarmente l'impatto della pandemia: l'aumento delle patologie psichiatriche che si verifica in ogni crisi di questo genere. Si parla di depressioni di minori, depressioni maggiori, altre forme di disagio mentale. L'effetto di questo tsunami si propagherà a lungo. Ovviamente ci si aspetta purtroppo anche per il futuro una riduzione dell'indice di sopravvivenza, lo leggiamo. Eravamo tra i paesi più longevi al mondo, anche se con diseguaglianze tra il centro e le periferie. L'impatto della pandemia su queste patologie comprometterà un risultato brillante raggiunto dopo decenni, con un risvolto negativo anche sulla qualità della vita, che sarà più compromessa per via delle conseguenze aggravate di alcune malattie, e richiederà ulteriore impegno sul piano socioassistenziale. L'ombra delle diseguaglianze si allunga sul post-Covid. Non tutti
gli italiani colpiti gravemente dalla malattia avranno le stesse possibilità di recupero e di ritorno alla vita normale. Chi avrà più risorse potrà superare con più facilità i problemi legati alla malattia. Si pone un problema quindi di qualità della vita e di disparità in maniera molto forte. Quando uno degli obiettivi che ci eravamo posti era invece migliorare nella terza età il benessere dei cittadini, riducendo il più possibile le conseguenze delle malattie, sul tema del post-Covid ha messo l'accento anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che chiede ai sistemi sanitari di seguire i pazienti con rigorosi follow-up dei controlli e agli esperti di dare un nome e inquadrare quella sindrome che intrappola a volte per alcuni mesi alcune persone guarite, oggi battezzata long Covid. Sono persone che si sono riprese dalla malattia e continuano ad avere problemi a lungo termine, persone che avranno quindi bisogno di cure e di controlli costanti. E sempre True News, le notizie vere, le notizie della scienza, aumentano del 9% i casi di tumore nei bambini e negli adolescenti, lo dice l'ultimo rapporto di Sentieri, un acronimo che sta per Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori degli Insediamenti Esposti al Rischio di Inquinamento, un progetto coordinato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità nei capitoli dedicati ai bambini e agli adolescenti. Secondo i dati pubblicati, vivere in siti contaminati comporterebbe un aumento di tumori maligni del 9% tra gli 0 e i 24 anni. In particolare l'eccesso di incidenza rispetto a coetanei che vivono in zone considerate non a rischio è del 62% per i sarcomi dei tessuti molli, 66% per le leucemie mieloidi acute, il 50% per i linfomi non Hodgkin. Chi vive nei siti contaminati da amianto, raffinerie o industrie chimiche o metallurgiche ha un rischio di morte più alto del 4-5% rispetto alla popolazione generale. I siti più inquinati d'Italia sono per esempio Brescia, inquinata dai pericolosi policlorobifienili scaricati dall'industria chimica, il polo siderurgico di Taranto, l'area del petrolchimico di Gela in Sicilia, li vedete qui in questa videata, sono tutti quanti elencati, e poi le aree portuali industriali di Piombino e Livorno. Quasi tutti questi territori sono ancora in attesa di una bonifica ambientale, in alcuni casi nemmeno mai iniziata. Ma il pericolo indotto sulla salute dei più piccoli, diciamo, degli adolescenti, dall'inquinamento dell'aria, non è solo nostro, è un rischio planetario. 300 milioni di bambini nel mondo, uno su sette circa, respirano aria tossica oppure malaria. Di malaria 600.000 muoiono ogni anno. Il rapporto UNICEF, Puliamo l'aria per i bambini, mostra per la prima volta quanti bambini sono esposti all'inquinamento esterno e dove vivono in tutto il mondo. Le aree più interessate sono, diciamo, lo intuiamo, quelle dei paesi a basso reddito. Tra le altre c'è il sud-est asiatico, dove si trova il numero più alto di bambini a rischio, l'Africa e l'area del Pacifico e dell'Estremo Oriente. È chiaro che i bambini sono molto più sensibili di noi adulti all'inquinamento rispetto appunto ai più grandi. Priorità è quella di ridurre al minimo l'esposizione dei bambini. Le fonti di inquinamento come le industrie, si legge nel rapporto, non dovrebbero essere collocate vicino ai centri abitati, e qui il riferimento è facile farlo anche alle nostre zone, vicino alle scuole oppure ai parchi giochi, mentre una migliore gestione dei rifiuti può ridurre la quantità di rifiuti bruciati all'interno delle comunità. E concludiamo con gli anziani, siamo alla conclusione di True News, questo secondo appuntamento con questo segmento speciale che Quotidiano Medicina dedica alle notizie vere, quasi per fare una contrapposizione alle notizie false che ogni giorno leggiamo sui social, che ci sviano, ci disinformano. E concludiamo quindi con gli anziani, dicevamo, da alcuni definiti un peso, un costo, un aggravio, insomma, inutile per l'economia e per il PIL. Invece, di converso, si afferma con forza il concetto della silver economy, cioè l'economia d'argento, come una opportunità di sviluppo, addirittura fortemente legata al digitale, al turismo, ai consumi di farmaci, ai servizi per la salute e per l'assistenza a cui comunque ricorrono gli anziani, quindi non sono affatto un peso. Perché gli anziani sono una ricchezza per il PIL,
più che un peso. Lo spiega Paolo Di Caeta, opinionista finanziario internazionale. Sentiamo. Io le rispondo con il mio pensiero. Tecnicamente io vorrei parlare di numeri, cioè innanzitutto qual è la popolazione che noi consideriamo anziani, sopra i 65 anni oramai, e vorrei considerare anche in percentuale quanti sono gli anziani nella nazione Italia. Circa il 15% ci sono di persone sulla nostra popolazione che hanno dai 65 anni in su fino agli 80-82 anni, che è la vita media degli italiani, e oltre per quelli che fanno eccezione. Nell'ambito di questo, io rapporto sempre nei numeri che il 15% della popolazione è uguale anche al 15% del PIL, cioè il prodotto interno lordo. Perché? Perché tecnicamente, se non ci fossero questi anziani, non ci sarebbero i consumi relativi a questi anziani, sì, e quindi in ogni caso ci sarebbe un 15% di PIL in meno. Allora io vado alle conclusioni. Facendo una contabilità di costi e ricavi, quanto costano gli anziani oggi allo Stato Italia? Se vogliamo addebitare agli anziani tutto il costo della spesa sanitaria, che attualmente sono 200 miliardi di euro circa, bisogna vedere se gli anziani con la loro esistenza producono più di questi 200 miliardi, per capire se effettivamente gli anziani sono un valore aggiunto o viceversa, a prescindere dai discorsi etici. Tecnicamente gli anziani, il 15% del PIL in Italia equivale a circa 300 miliardi, perché il PIL in Italia sono oltre 2.000 miliardi di euro, il che significa che il 15% sono 300 miliardi. Allora, se noi abbiamo addebitato tutto il costo della sanità in Italia, 200 miliardi, agli anziani, e gli anziani solo con la loro presenza, con la loro vita, con la loro esistenza, producono il 15% del PIL italiano, cioè 300 miliardi, allora è ovvio che 300 miliardi di ricavi convengono rispetto a 200 miliardi di costo. Allora, tecnicamente, ecco perché io sostengo con il mio pensiero che gli anziani sono in ogni caso una ricchezza per un paese, non una carenza e non una debolezza finanziaria. E quando vi si oppone che gli anziani sono un costo, perché in ogni caso con la loro vita e con la loro esistenza sono pagati le pensioni, vengono pagati dalle pensioni, io sostengo in ogni caso che oggi l'economia si regge, come economia circolare, si regge partendo dai consumi, perché la produzione oramai è standardizzata e ci sono le macchine che aiutano molto la produzione. E il problema oggi non è tanto produrre dei beni o dei servizi, quanto trovare il mercato, trovare i consumatori. E gli anziani oggi svolgono il ruolo più importante per l'economia, che è quello di fornire il mercato per i prodotti che il mercato produce. Allora, tecnicamente sono l'esistenza vivente dell'idea di Keynes, che quando ci sono soprattutto le crisi bisogna aumentare la spesa pubblica. In questo caso è una spesa, mi consenta, dottor Primicelli, che non è una spesa, perché fino a prova contraria le loro pensioni sono soldi che lo Stato restituisce a loro, perché le loro pensioni sono state pagate, anticipate da loro con i loro contributi. E quindi quando si erogano le pensioni agli anziani non si fa altro che restituire i soldi in parte di quello che loro hanno versato, è chiaro? Allora, tecnicamente, che significa questo come conclusione finale? Che la ricchezza di un paese, una delle ricchezze principali di un paese, sono gli anziani. Tant'è che oggi che in Europa abbiamo una carenza di natalità in tutti i paesi europei, la Francia, che è un paese particolarmente sensibile su questi temi, investe
nelle nuove nascite, finanziando e aiutando finanziariamente le madri ad allevare i propri figli per incentivare le natalità. E sostanzialmente non è un caso che una delle donne più longeve d'Europa è una donna francese di 106 anni.